Buongiorno, lunedì 13 giugno 2022. Saluti da Sandro. E questo YouTube è dalla ripresa del comune di Bellano. Qui davanti a me abbiamo questo piccolo molo con queste due barchette di pescatori, le cosiddette Lucie, che utilizzano i pescatori sul lago di Como. Apro il focus, vi faccio vedere la meridiana che attualmente in questo momento non è accesa, ma alla sera è tutta illuminata e illumina tutto questo piccolo borgo di Bellano. Saliamo. Questa è la visione che c'è davanti a me. Guardate cosa sta arrivando. Questo è l'aliscafo proveniente da Colico, diretto a Como. E manco da un po' di anni che non sto utilizzando questi mezzi lacustri. E mi mancano un po', sinceramente. Devo dire che il costo del biglietto è un po' caruccio, però ogni tanto ne vale la pena a fare un bel viaggetto. Adesso aspetto, vediamo il nome di questo aliscafo, che io conosco tutta la flotta di aliscafi e battelli, e sicuramente è il nome di un noto aliscafo che ho utilizzato negli anni passati. Si sta avvicinando piano piano all'imbarcadero di Bellano, e giustamente per evitare tutti gli ondeggiamenti, se ci sono delle barchette in circolazione, può diventare anche pericoloso. Vedo il nome, è esattamente la Freccia delle Valli, un aliscafo che ho utilizzato parecchio in anni passati. Speriamo prossimamente di fare un viaggetto anche su questi mezzi, che sono un po' la mia passione, un po' come i treni, e mi mancano sia questi e sia i battelli. Freccia delle Valli. Vediamo. Questo è l'imbarcadero, ecco, e l'aliscafo sta effettuando la fermata per far scendere i viaggiatori e far salire altri viaggiatori diretti a Bellaggio e Como. Voglio salutare l'amico Luigi di Ro, che è un po' che non lo sento, e l'amico Aldo, e vorrei sapere da tutte e due, se mi ascoltate, è da parecchio tempo che non arrivano più le notifiche dei video di Aldo. E se mi fai sapere, perché io non ci capisco molto su queste cose, prova a informarti, Aldo, per sapere la motivazione per cui non arrivano. Ecco, questa è l'ultima visione di questo splendido lago, e vi saluto dal comune di Bellano. Ciao da Sandro.